Le rotonde di Piazza Unione e Via Pepe su Viale Marconi a Pescara potrebbero non essere aperte al transito degli autobus, nonostante l'iniziale progettazione. La modifica, annunciata dal sindaco nei giorni scorsi, non è passata inosservata e anzi è finita al centro di un'interrogazione che il capogruppo del Partito Democratico in Comune, Piero Giampietro, ha presentato questa mattina durante la seduta consiliare. Qualche giorno fa il sindaco per la prima volta ha detto che la rotonda di Piazza Unione, oltre a quella di Via Pepe, non aprirà al traffico veicolare degli autobus. Questo ci ha sorpresi perché intanto ormai sono mesi e mesi in cui cambiano i progetti giorno per giorno e le persone non sanno più cosa aspettarsi, ma perché comunque soltanto poche settimane prima il sindaco aveva risposto in aula dicendo che su Piazza Unione erano stati già comprati semafori. Allora io chiedo, cosa è cambiato tra il 25 novembre, quando ha risposto il dirigente del settore pubblico Trisi a questa interrogazione che ho presentato in aula, rispetto ad oggi? Perché all'improvviso cambiano idea un'altra volta quando il collaudo dicono che è avviato? Vuol dire che davvero non sanno neanche cosa succede dalla mattina alla sera e si cambia idea ogni giorno. Così si manda in tilt un'intera città e anche la pazienza dei pescheresi, che ormai è al limite, perché ovviamente non soltanto la strada è un enorme disastro, ma si cambia idea ogni giorno e non si sa quando finiranno i lavori, quando si sa un'idea finale. Forse si stanno rendendo conto che è un disastro, però devono essere chiari. Non possono dire una cosa, aprire un confronto con gli autisti di Tua qualche settimana fa, che ricordiamo hanno detto che quella strada era pericolosa, non dire nulla di queste idee e poi svegliarsi la mattina e dire no, forse non apriamo queste due rotonde. Insomma, così diventa un massacro che i pescheresi non meritano più. Anche uno sperpero di denaro pubblico, quello che poi contestate. Ovviamente sì, temiamo questo perché la strada è costata molto di più di quanto era previsto inizialmente e addirittura le installazioni già installate non vengono neanche aperte perché all'improvviso si cambia idea. Così vuol dire non avere neanche rispetto per i pescheresi che pagano le tasse, anche perché tra l'altro molte di queste risorse sono sottratte alla manutenzione di altre strade. L'interrogazione presentata da Giampietro durante la seduta odierna è stata accolta. Ora la Giunta dovrà rispondere in forma scritta entro 5 giorni per spiegare perché il progetto ha subito ulteriori modifiche relativamente alle rotonde di Piazza Unione e Via Pepe. Intanto, sulla prova filobus effettuata nei giorni scorsi su Viale Marconi, il capogruppo PD Giampietro commenta che è sicuramente un'arma di distrazione di massa. Il centrodestra ha provato a far dimenticare ai pescheresi che cosa è riuscito a combinare su Viale Marconi, sperando che vedendo il filobus si distraesse. La maggioranza dice che la strada è più fluida. Io invito a passare quando uno dei semafori aperti diventa rosso, si crea una coda pazzesca. Quando il semaforo non funziona, la strada è vuota, non perché è fluida, perché le persone hanno paura di passare su Viale Marconi, non sanno come andarci in bicicletta, come andarci in macchina, come andarci a piedi, quindi è un fallimento totale questa strada di cui qualcuno prima o poi dovrà assumersi la responsabilità.